La scritta cercasi personale da una parte e dall'altra la voglia di trovare il cosiddetto posto fisso. Non sono tempi semplici quelli del mondo del lavoro, soprattutto dopo una pandemia mondiale che ha provocato una forte crisi economica e modificato tempi e modalità di erogazione dei servizi. Nel nostro territorio non mancano né la domanda né l'offerta, bensì ruoli specifici e personale formato. Migliaia in questo periodo sono stati sia ragazzi sia gli adulti che si sono rivolti al centro per l'impiego di Fano, uffici che sono sempre rimasti aperti su appuntamento e in presenza, in particolare per le persone più fragili, mentre i giovani hanno apprezzato i servizi erogati a distanza, i quali rappresentano ben l'80% rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti. Quali categorie accedono per la maggior parte in questo periodo al centro per l'impiego? Noi abbiamo, come saprete, abbiamo una serie di un'ampia gamma di utenti che si avvicinano, dal ragazzo che anche minore che è interessato un po' a capire quale a entrare un po' all'interno del mondo del lavoro in estate, fino a tutta una serie di utenza legata alla percezione del reddito di cittadinanza, a utenti percettori di NASPI, ci sono i nuovi utenti che possono essere donne fuori dal mondo del lavoro da tanti anni che cercano di reinserirsi, con i quali dobbiamo fare un grande lavoro di riqualificazione, mentre con i giovani è altrettanto importante un lavoro di analisi dei profili professionali e di analisi anche delle logiche del mercato del lavoro. Fondamentale, ha sottolineato il direttore Gianluca Vergari, è la sinergia sempre più forte con le aziende del territorio. Grazie alla collaborazione tra pubblico e privato sono stati avviati diversi progetti. Da inizio anno noi abbiamo attivato 174 tirocini e abbiamo avuto 420 offerte di aziende, da parte di aziende per altrettanti candidati. Che cosa viene richiesto? Vengono richiesti sia per tirocini che per altre tipologie di contratti, vengono richiesti addetti per esempio alla contabilità, impiegati commerciali con ottima conoscenza di lingue estere e anche lauree in economia e commercio. Sta riprendendo un po' tutta la parte dell'edilizia con i nuovi bonus statali, c'è una buona richiesta di operai specializzati, quindi tornitori, fresatori, addetti a macchine e utensili, una buona richiesta anche di ingegneri e ovviamente, come saprete dalla primavera, tutta la richiesta del settore ristorativo e commerciale. Qualche nostro telespettatore ci ha segnalato stipendi non adeguati e straordinari non pagati. Le risultano queste lamentele? Non le abbiamo avvisate direttamente queste e bisogna appunto vedere se ci sono situazioni proprio non rispettosi del contratto o del profilo professionale. Alle volte avvisiamo anche che l'azienda fa fatica, come si diceva, a trovare anche i candidati perché magari vengono proposte delle situazioni, dei contratti che sono per professionisti, quindi magari le persone si avvicinano, si presentano, ma potrebbero non avere quelle competenze spendibili o di occupabilità che invece quel contratto, quella solidità del contratto o quella proposta invece merita. Quindi dipende, io sarei prudente perché ogni caso è a sé stante, insomma.